Hello everybody and welcome back! Ciao a tutti e bentornati! Nel video di oggi vi insegnerò a pronunciare e a scrivere la data in inglese. Let's start! La prima cosa da sapere è che in inglese la data si indica con il numero ordinale. Questa è la prima differenza con l'italiano. Vediamo insieme the ordinal numbers. Abbiamo preparato per voi questa scheda. La potrete anche stampare, è semplicissimo. Vi basterà cliccare sul link che trovate nella descrizione del video. Adesso andiamo avanti e impariamo a leggere gli anni. In inglese, i numeri che formano l'anno si leggono a coppie. Per esempio, 1986 si leggerà 1986. In inglese, 1986. 1492 si legge 1492. 1943 si legge 1943. Attenzione però alle cifre che hanno uno o più zeri. Iniziamo da quelle che hanno due zeri, come ad esempio 2009. 2009 si legge 2009. 2005 si legge 2005. Adesso passiamo alle cifre che hanno un solo zero, come ad esempio 1607, che si legge 1607. Gli anni dal 2010 in poi, però, si possono leggere in due modi. 2010, ad esempio, possiamo leggerlo come 2010, oppure 2010. Ma vediamo adesso come scrivere la data in inglese. È molto semplice. Dovete ricordare questa formulina. Day plus month plus year. Giorno più mese più anno. Vediamo un esempio. 10th March 1996. Attenzione però, ci sono delle differenze tra il modo in cui si scrive la data e il modo in cui la si pronuncia. Vediamo infatti adesso come bisogna pronunciare questa data. Come potete vedere, si aggiungono due piccole paroline. Si aggiunge l'articolo davanti al giorno e of davanti al mese. The 10th of March 1996. Ricordate che in inglese i mesi e i giorni della settimana si scrivono con la lettera maiuscola. Sapevate che ci sono delle differenze con l'American English? Gli americani scrivono e pronunciano la data in modo diverso. Infatti, scrivono prima il mese, poi il giorno e poi l'anno. Ecco un esempio. March 10th 1996. E come la pronunciano? March the 10th 1996. Non fanno altro che aggiungere l'articolo davanti al giorno. Ora avete tutte le informazioni necessarie per poter scrivere e pronunciare la data in inglese. Goodbye everyone! See you next time!